Salve a tutti ragazzi e buona serata. Allora, benvenuti in questo video, di cui ringrazio il nostro amico Andrea che mi ha spedito la PlayStation, quindi ci ho potuto fare anche il tutorial, diciamo, su questo, diciamo, su questa una. Questa è una delle tante PlayStation che mi arriva, perché me ne arrivano circa 8-10 a settimana, quindi me ne arrivano tantissime. Però con questa Play ringrazio, ecco, il nostro utente amico Andrea di YouTube, che ho potuto farci il tutorial. Ho scelto una Play a caso e ho fatto il tutorial. Allora, vi spiego, questa è la pasta termica che io metto sulle RAM, come vedete per i pad termici, che la metto sopra e sotto i pad termici. Allora, i pad termici, eccoli qui, sono questi, che sono 8 o 16 secondo il modello che ha, se anche la RAM è dalla parte opposta. In questo caso questa Pro le ha soltanto sopra. Cosa succede? Che, vedete, adesso sono, se li guardate bene, ora sono molto piccoli, sono mezzo centimetro, un centimetro sarà. Un centimetro per un centimetro, sono molto molto piccoli, ma prima non erano così. Prima erano molto più grandi, adesso sono 7 mm. Adesso è 7 mm per 7, ma prima non erano così, prima erano più grandi, quindi prendevano, non dico tutta la RAM, ma quasi. Quindi erano più grandi. Quindi hanno ridotto anche i pad termici, insomma. Quindi cosa succede? Sono arrivati a questo punto, che voi metterete la pasta termica anche nelle RAM, mettetela anche nei condensatori. Come vedete qui sotto c'è il processore dalla parte opposta che va a raffreddare. Io se ve la giro ora così, vedete che c'è il processore, c'è il dissipatore, scusate, che è questo qui, eccolo. Quindi non va a dissipare il calore soltanto nella placca che sta verso l'alto, vabbè, in questo caso è bassa, ma dissipa calore anche tramite, adesso vi spiegherò come, questo cover in plastica per proteggere i nanocondensatori, per non fargli fare corto, e poi dietro in metallo, aggiungendo un pad termico. Eccoli qui. Questi pad termici sono reperibili su eBay, poi vi metterò il link sotto in descrizione dove acquistarli. Molto semplici, sono di 1-2 mm. In questo caso io l'ho preso di 2 mm, quindi lo spessore, questo, lo spessore è 2 mm. Esatto, eccolo qui. Non so se si vede, 2 mm, è 2 mm. Quindi è 2 mm. Quindi lo spessore è di 2 mm, ma il pad termico è grande, adesso l'ho usato per le varie, ne uso molti, è 100%, cioè sarebbe 100 mm, quindi 10 cm per 10 cm. Quindi è 10 per 10. Il pad termico è grande. Poi voi cosa fate? Siccome che la distanza, bene o male, è di 2,5 cm per 2,5 cm, va incastrato qui in mezzo il pad termico, in modo che cosa fa? Dissipa calore non solo, vedete, io ho abbondato, l'ho coperta, guardate la pasta termica, è coperta i nanocondensatori. Perché? Perché non fa corti. Questa dissipa solo calore, tutte le paste termiche quasi, però alcune sono conduttive, attenzione. Di elettricità, non solo di calore. Questa non è assolutamente conduttiva a base di silici e quindi è sempre in aggiunta a base d'argento, ma non è conduttiva, quindi non ha scaglie d'argento, perché alcuni mi dicono: ma a base d'argento, ho detto base, no scaglie o d'argento proprio, quindi non fa conduzione qui. Quindi, ma dissipa solo calore. Quindi, dissipando soltanto calore con il pad termico, e adesso vi farò vedere come, aggiungendolo qui e mettendo la placca sopra. In più poi ci va la X clamp, no? Diciamo la barra X l'ho piegata io così, vedete? In modo che se no normalmente è dritta. Voi piegatela in questo modo su tutti e quattro i lati, se sono a 4, se a 2 ne piegate soltanto 2, in modo da dargli un pochino che tira, perché questa qui è una placca termica che se è una placca di metallo che, ecco, vedete? Ecco, guardate, rimane così. Quindi proprio una stupidaggine immonda. Quindi ecco, la rimetto un po' così e faccio questa forma un pochino, perché poi metterò le rondelle. Che io l'ho spiegato, sono di le rondelle molto semplici, sono identiche, sono di plastica, sono di 1 cm e il dentro sono da 0,5 in poche parole. Eccole qui, sono da 5 mm, quindi il dentro è 5 mm, mezzo centimetro, quindi mezzo centimetro per 1 cm. Queste rondelle si chiamano M5, Milano 5. Quindi se dovete acquistarle su eBay, digitate rondelle in plastica M5 e vi dà subito queste. Oppure in metallo, in alluminio, in ferro, quello che sia. M5 vi dà subito queste. Lo spessore delle rondelle è 1 mm. Quindi lo spessore è di 1 mm. Eccolo qua. Si vede, poi ce l'ho fatto vedere in alcuni video. Eccolo. Anche le altre è 1 mm. Quindi l'ho fatto già vedere, comunque lo faccio rivedere. Poi
Perché aggiungiamo il pad termico in poche parole? Perché poi, voi quando lo acquistate, scusate se no dimenticavo questa cosa che è importante, quando lo acquistate non è così tagliato, ma è tutto intero. Che adesso lo prendo, un attimino che ve lo faccio vedere. Eccolo qui, è fatto così, è intero, vedete, a me non è servito un angolino. Questo invece è da un millimetro soltanto, che lo uso per fare i pad termici quando che si rovinano o si strappano, perché può capitare che tirarli con le mani, no. Sempre con una paletta a toglierli, perché se li tirate con le mani si strappano, si dividono in due. Allora io quando so, oppure succede che magari che stop la portano da che stop, grandi geni che la riparano, poi non mettono i pad termici, è capitato, io li rifaccio. Quindi questo è 2 mm, però gli arriverà così, sano. Voi cosa fate? Voi non dovete fare altro che prendere il metro o un righello. Fate questo, prendete il metro, un righello, li mettete da 10 centimetri, eccolo qua, da 10, e dividete 2,5, 2,5, 2,5. Verranno 4 pad termici per 4, 16, quindi 16 pad termici vengono. E vi vengono esattamente come questi. Quindi voi cosa fate? Segnate qui, poi segnate sotto la stessa cosa, 2,5, 2,5 qui, 2,5, 2, in tutti i lati. Tirate con un righello e verranno precisi, come ho fatto io. Io in questo caso ho usato un taglierino, questo ho usato. Quindi per fare le righe ho messo in questo modo, ho preso un righello, ecco adesso non ce l'ho sotto mano, però facciamo finta che sia un righello, l'ho messo così, da parte da 2,5 a 2,5 precisi io facevo tutti i tagli, anche in questo modo, sia in orizzontale che in verticale. In poche parole viene un pad termico preciso in questo modo, eccolo qui, tagliato in questo modo. A noi ci serve questo da 2,5, quindi è 2,5 per 2,5, che è preciso per qui in mezzo. Ora lo metteremo qui. E vi farò vedere anche come fare. Molto semplice, voi mettete la pasta termica sui nanocondensatori e poi la mettete anche bella un bel po', sulla basetta, all'interno, non all'esterno, all'interno. Una volta fatto questo, prendete il pad termico che avete preparato e lo mettete qui. Io vi dico questa cosa perché nella PlayStation 3, amici miei, c'era il pad termico, c'era nei primi modelli. E chi fa sto lavoro, la smontata se lo ricorda, non era il pad termico, andava quasi a paro della motherboard, perché il processore qui aveva un buco e il processore si vedevano i nanocondensatori erano attaccati sul processore, quindi aveva tipo una fossa qui, un'incavatura. Quindi una rientranza, quindi il pad termico andava quasi preciso. In questo caso è meglio perché sporge, così mi aiuta anche a spingere di più con questa, che è una stupidaggine proprio a non mettere 2-4 molle che spinge il dissipatore, comunque vabbè, che compensano la dilatazione del calore con caldo freddo e dobbiamo risolverlo poi noi, va bene. Una volta fatto questo, voi cosa fate? Lo mettete in questo modo, si appiccica, questo da solo in automatico, non cade, vedete? Perché rimane attaccato. Lo andate a posizionare sopra perfettamente, ai due buchini, quindi non potete sbagliare perché a metterlo perché ha un buchino qui e un buchino dall'altra parte. Una volta fatto questo, pigiate molto forte in questo modo, ecco, non proprio a morte, ma ecco, in modo che abbia aderito perfettamente il pad termico. Una volta fatto questo, andiamo a prendere le nostre viti, mettiamo prima la rondella, così, sopra. Sotto mettiamo quella in plastica e andiamo a posizionarla in questo modo. E con un cacciavite non la stringete perché poi vi spiego, non la stringete, stringetela ma non proprio a morte. Quindi quando arriva la fine un pochino lasciatela lenta perché deve muoversi un pochino così per questa dall'altra parte per agevolare l'entrata della vite della parte opposta. Stessa cosa, rondella, molto semplice. La mettete qui, mi raccomando, questo passaggio è indispensabile. Adesso, se non volete metterla, la potete anche posizionare qui, come faccio io. Poi cosa faccio? Faccio questo, la abbasso in questo modo, tengo premuto con un dito, ecco, piano piano, tengo premuto e vado, ecco, e vado a posizionarla. Una volta fatto questo, io già posso stringerle ora, perché dalle altre due parti ci vanno sicuro. Quindi andiamo a stringere, stringetele finché non sentite, ecco, che il cacciavite fa un pochino così, non a morte, non si sparano, eh. Quindi se voi il cacciavite vi fa così, a posto. Se invece è un cacciavite preciso, che non sgrana, che prende bene, quando sentite duro, basta. Stop. Ecco, in questo caso questa si è fermata sola. Adesso mancano le altre due. Stesso lavoro. Quindi prendiamo rondella, la inseriamo nella vite. L'appoggiamo sopra, sotto mettiamo la rondella in plastica. Perché sotto in plastica? Perché se non la mettete, cosa succede? Che con il pad termico e le rondelle, la lamiera va a toccare queste. Ci sono delle piste qui, ho dei nanocondensatori vicino.
va a toccarle, fa corto o le taglia, peggio ancora, e non si accende più la play. Quindi questo è uno dei casi che può succedere, quindi, perché spesso mi contattate e dice: ma non si accende più la play? Sicuramente è una dimenticanza. In questo modo fate caso che non avete, ecco, preso la rondella, come è successo a me. Quindi facciamo questo, allora, eccola qui, mettiamola precisa, benissimo, e andiamo a stringerla. Una volta stretta, stessa cosa, sgranerà un pochino il cacciavite, se fa come basta, è arrivata. Manca solo la quarta vite, vabbè, non ve la faccio vedere, tanto è la stessa procedura. Ma questo video principalmente era per farvi vedere come mettere il pad termico qui sotto, in modo che raffreddi sia anche dall'altra parte, e quindi quando raffredda dall'altra parte raffredderà questo pad termico. Poi qui sopra voi ci metterete altra pasta dissipatrice anche qui, toccherà qui, vedete che c'è anche la forma che il calore scalda, e in questo modo andrà così, quindi dissipa il calore anche in questa placca, che è quello che voglio, in modo che non c'è più, in questo caso non può più avvenire il picco termico, perché fatto il reflow, fatto di 1 minuto, di 2 minuti, secondo che quanto è grave il picco termico. E messo in questo modo, come sto facendo io, vabbè, mettendo anche poi i pad termici, io il video non era tanto per i pad termici, ma era soltanto per farvi vedere questo qui, questo pad termico che ho messo qui grande, quindi solo per quello. Poi rimettete i pad termici, tutto, la vite, e chiudete il tutto. In poche parole, ah, ci va questa giustamente sopra, eccola qui, stavo dimenticando, se no dimentico, dico questo perché già ho visto che abbiamo superato 10 minuti, però finisco il video. Una volta messo tutto, vi accelero un pochino, se no. Messi i pad termici, io vi consiglio di mettere la pasta dissipatrice qui, la pasta dissipatrice anche qui nei vani dall'altra parte, poi metterete i pad termici qui, li metteteli non qui, se no poi cadono, possono cadere, quindi qui mettete al centro più possibile. Una volta messi, vabbè, fate finta che qui c'è già la vite, posizionate questa, quindi, e mettete anche un po' di pasta termica qui, che tocchi qui, quindi più tocca sul metallo meglio è, e raffredderà moltissimo, e vedrete che il picco termico non accadrà più. Amici, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao ragazzi!